allora l'ho detto a Maria Cammino, professore di diritto privato, ma amministratore dell'Università Europea di Roma. E ho detto, stiamo cominciando diciamo, a costruire questo passo. Io vorrei che tu ci dessi la tua autorevolissima contribuzione e sia un punto di diritto, ma anche come spesso fai, guardando oltre, no? La soglia del bene. Sì, grazie intanto di questo invito. Qui diventa importante, anche alla luce di quanto detto dal professor Riccio, ricordarci un po' quanto diceva Francesco Carducci. Le parole sono pietre. Nel campo del diritto questo assume una coloritura drammatica. E cioè qui adesso, al di là dell'intento pratico di queste proposte di direttive, occorre con serietà collocare questi strumenti legislativi dentro l'architettura normativa continentale. Freschezza della notizia, con la sintesi. Come funziona il diritto d'autore? La notizia ovviamente non è coperta dal diritto d'autore, non può essere coperta dal diritto d'autore. Entra dentro la legge sul diritto d'autore nel capitolo concorrenza. E poi si dice, l'agenzia, colui che ha il primo dispaccio all'agenzia, ha una primazia che dura 16 ore. Dentro quelle 16 ore nessuno può attingere illegittimamente da quel contenuto di notizia perché compirebbe un atto di concorrenza sleale. Dentro quelle 16 ore ovviamente l'agenzia può cedere il diritto di riprodurre quella notizia a i quotidiani, i quali quotidiani nel momento in cui la divulgano al pubblico rendono inevitabilmente pubblica quella notizia. E quindi non è che loro poi hanno di nuovo le 16 ore anche loro fino all'infinito, perché altrimenti non sarebbe vero che la notizia non è coperta da diritto d'autore. Importante, le parole sono pietre, perché altrimenti non ci capiamo di cosa stiamo parlando. Questo significa che nel momento in cui la notizia viene pubblicata dai quotidiani, quella notizia è alla mercé del patrimonio culturale, informativo, di progresso dell'umanità. È qualcosa di molto alto, di estremamente alto, di non diciamo contendibile, di non negoziabile, di esclusiva, che non riguarda il patrimonio ma riguarda la formazione delle coscienze. Allora se ricollochiamo questo dentro i sacri principi, l'aggregatore di notizie è lo strillone che diceva assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, Corriere della Sera, assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo. Non era un giornale, raccontava che era successo una notizia e poi diceva andatevela a leggere sul Corriere della Sera, andatevela a comprare. Ma la notizia ovviamente la dava liberamente. L'aggregatore di notizie fa esattamente questo, non fa tanto diverso. Non fa nient'altro che strillare al grande pubblico una notizia già pubblicata, perché altrimenti i quotidiani erano liberi di non metterla in chiaro online. Potevano tranquillamente non metterla perché loro l'avevano tra virgolette comprata da quel dispaccio e quindi se la tengono con le password. Sei abbonato, ti do anche la notizia e quindi mi paghi il servizio. Ma nel momento in cui fanno la scelta di metterla open source, è una scelta che è il punto di non ritorno. Bene, evviva la democrazia, siamo contenti che i quotidiani mettono online quello che potrebbero invece vendere. Ma è un passo irreversibile, non ci possiamo tornare indietro. Allora questo è il nostro sistema e bisogna prenderne atto. C'è tutto il tema giusto, la crisi dell'editoria. Ma per dare una risposta alla crisi dell'editoria andiamo contro i principi del nostro ordinamento? Facciamo attenzione, perché giustamente il professore ci ha detto sì, ma qui c'è questo aggregatore, ma poi ce ne sono tante altre di situazioni. E questo interessa l'utente consumatore cittadino, perché dietro c'è il cittadino, c'è la cittadinanza, c'è la formazione, ripeto, delle coscienze. Allora, lo scomodare uno strumento tipicamente autoriale, il diritto connesso e il diritto d'autore non c'entra nulla con la correttezza della notizia. E peraltro, aggiungo,
è già disciplinato nella legge del diritto d'autore per italiano. Se noi leggiamo l'articolo 70 sulle libere utilizzazioni, là già c'è scritto che se qualcuno prende brani di altri deve pagare la royalty, la deve pagare. E quindi o quell'abstract, quello snippet, è un brano che riecheggia e che fa, diciamo, di concorrenza sleale a questo punto, perché stai prendendo lo stralcio di un altro genere, e allora già è totalmente coperto dal diritto d'autore. Oppure se non è tale qua, ma è una poriappropriazione, per carità, fatta con un algoritmo, e quindi va direttamente alla notizia e non va dentro alla tutela del diritto d'autore, perché l'articolo giornalistico che confeziona la notizia, certo che quello è coperto dal diritto d'autore, perché viene la capacità intellettuale e creativa del giornalista che dietro una notizia ci costruisce un articolo con nome e cognome. Quello è coperto dal diritto d'autore, ma la notizia che sta dentro non è coperta dal diritto d'autore. Quindi se io faccio un mero rinvio descrivendo in altre parole il contenuto di quella notizia senza usurpare il brano di quell'articolo giornalistico, sto rinviando, come faceva lo strillone, a chi in questo caso anziché venderlo ha deciso di metterlo in su. Se invece si va a stressare questo concetto, qualsiasi elaborazione di una notizia diventa necessariamente violazione di un diritto d'autore di un articolo, a parte che a questo punto è anche un non senso, perché avrebbe violato contemporaneamente tutti gli articoli di tutti gli editori italiani, quando tra di loro non potrebbero essere uguali l'uno all'altro. E quindi vedete anche come cozza con l'architettura del nostro sistema. Tu paghi una royalty a tutto il sistema per violazione di chi? Di tutti gli articoli? No, è possibile, è che hanno scritto tutti lo stesso articolo, guarda caso con le stesse parole. Vedete che è un non senso giuridico. Allora questo passaggio è importante rifletterci, poi troviamo le soluzioni, si paga una tassa, troviamo un modo per, oppure si fanno degli investimenti nelle piattaforme, gli si dà un po' di soldi alla stampa. Ci mancherebbe, io sono prima a dire che un inviato di guerra costa un sacco di soldi in termini di assicurazione, quella è buona stampa, perché se non ci abbiamo più l'inviato di guerra che va sul territorio, tutto lo passano le poche agenzie nel mondo, non c'è più la democrazia, perché non c'è più l'informazione, purtroppo di tanta gente che lì muore e magari per motivi geopolitici si decide di omettere alcune notizie, quindi è fondamentale che ci sia, ma non si risolve con lo snippet e il diritto d'autore. Quindi questa è la mia prima critica, diciamo, di sistema. Secondo passaggio, la responsabilità delle piattaforme. La norma, l'articolo 13, dice una cosa, la direttiva, la proposta. Allora, se queste piattaforme hanno una grande quantità di contenuti, a questo punto sono sottoposti a una sorta di responsabilità oggettiva, quindi dovranno predisporre tutta una serie di cautele. E cosa significa questo? I due termini delle norme europee, la direttiva 2031, quella sul commercio elettronico, e la direttiva 2001-29, quella invece sul diritto d'autore e la società dell'informazione. Qual è la differenza tra queste due direttive? Che la prima direttiva 2031 è di diritto civile. La seconda, 2001-29, è di diritto industriale. Anche qui non sono innocenti le parole. Che significa? Che nel primo caso parliamo di responsabilità civile di soggetti, nel secondo caso parliamo di mercato, di contenuti patrimoniali. Tanto che la prima direttiva si occupa di contratti e responsabilità civile, quindi si va dal giudice civile e si deve dimostrare che si è avuto un danno. Poi ci sono tutta una serie di indici presuntivi, a secondo di quel danno che rimsa per una tua colpa che rappresenta la responsabilità oggettiva, tu lo sai, non hai fatto nulla per impedirlo e quindi a questo punto sei civilmente responsabile. Nel secondo caso invece si crea un meccanismo della cosiddetta comunicazione al pubblico, dove la divulgazione al pubblico di contenuti autoriali va a intaccare anche colui che ne fa un'altra comunicazione in termini di ampliamento del pubblico. Qui si sta utilizzando questo secondo strumento della comunicazione al pubblico a una vicenda che è veramente invece civilistica, e cioè se a questo punto la comunicazione al pubblico è quella di aggregare notizie già comunicate, a questo punto anch'io che accendo il computer sto facendo comunicazione al pubblico, cioè tutti gli atti propedeutici al funzionamento di un sistema diventano necessariamente corresponsabilizzazione nell'ottica della comunicazione al pubblico, cioè responsabilità diretta. Anche qui non può funzionare questo sistema. Io preferisco una responsabilità aggravata, oggettiva, in base alle normative del 2031, ma non nel dire poiché questa piattaforma fa circolare grande quantità di dati, ma come grande quantità? Ma allora significa che quella fa circolare pochi e magari viola volutamente il diritto d'autore, non rientra in quella direttiva. Ma
non funziona un sistema in questi termini, non può essere il dato quantitativo a prevalere sui principi giuridici. È questo che è spaventoso in questi termini. Allora, è chiaro che le mie sono critiche così un pochino dall'alto per dire che però se hanno un fondamento queste norme bisogna intanto riuscire a capire perché sono state scritte così, parlo delle norme che presidiano il tema del diritto d'autore e responsabilità civile e perché non possono essere stressate per un utilizzo anche giusto, ma l'equità del caso singolo non può mai tradire il sistema della giustiziabilità dei diritti, perché altrimenti noi ci ritroveremo tra poco con situazioni pensate per singoli soggetti, ma che hanno levato tutti quei presidi che invece riguardano scenari molto più ampi. L'esempio che vi ho fatto è un dato quantitativo, va ad implicare che si tratta di comunicazione al pubblico, non responsabilità, e quindi una tutela diretta, cioè si applica direttamente al romano concreto, come se le piattaforme fossero a questo punto produttive di riproduzione dal punto di vista del diritto d'autore. E quando a questo punto non si capirebbe più tutte queste sentenze che sono state lette, che giustamente dicono, ma se quello è già pubblico, l'hai già messo online, tu non fai altro che aggregarlo, che stai facendo è la violazione. E ripeto, facciamo attenzione che nelle leggi di diritto interno sul diritto d'autore, quando invece la violazione c'è, e quindi, come diceva giustamente Raffaele Barbero, tu entri in competizione con il titolare di diritto lucrando, allora a questo punto è corretto che entri nella norma di concorrenza sleale. Allora, la mia riflessione è che non scomodiamo diritti che c'entrano poco, eventualmente lavoriamo sul mercato, sulle regole della concorrenza per trovare anche qui delle fattispecie concrete che possano risolvere questi problemi, però facciamo davvero molta attenzione che questa parolaccia che è l'ecosistema digitale poi alla fine non ci vada a travisare i contenuti del diritto. Il diritto viene prima dell'ecosistema digitale, non viene dopo. Quindi non esiste un sistema immune dal diritto che poi all'interno si crea delle norme andandole però a mutuare dal mondo analogico. Non può essere così, esattamente il contrario. Prima definiamo quali sono le norme, poi vediamo l'applicazione all'interno dell'ecosistema e vediamo la loro tecnica. E invece qui l'operazione che fa la Commissione Europea è dire qui un pochino tradisce anche l'idea di digital single market, no? Che è corretto, però digital single market è sempre mercato e le norme non sono norme diverse da quelle dell'analogico, fin tanto che le norme sono fatte dai legislatori. Poi quando possono più fare dai legislatori, pure bene, a questo punto li fanno gli addetti ai lavori all'interno dei sistemi, ma perché le norme le fanno i legislatori? L'ecosistema deve piegarsi a delle norme che vengono prima e quindi probabilmente si evitano anche errori da segnare con la matita blu come quello di questi due articoli della legge. Ringrazio.